domenica sera parliamo di volley. E con grande piacere che posso dire che il volley Cuneo sarà di Serie B e punterà molto, molto in alto. La stagione 2015-2016 vedrà due formazioni di punta, una maschile e una femminile, giocare nelle palazzette di Cuneo ed entusiasmare gli amanti della pallavolo e dello sport. Partiamo dalla Serie B1 femminile e qui avrete tutti i dettagli da Titti Giraudo e dagli altri responsabili della pallavolo. Presidente ovviamente di Cuneo, grande lavoro, mitico, Titti Giraudo qui alla mia destra. Poi ripartiamo anche dalla B maschile. Ora abbiamo fatto un accordo, lo stiamo perfezionando con i signori di Busca che sono qui, la persona del presidente. Willy, mi ricordo il nome proprio perché è più particolare, e che ci onora della sua presenza. Come ho detto, abbiamo raggiunto un accordo che ci hanno autorizzato a pubblicizzare questa sera. Il discorso è poi ancora in evoluzione, quindi anche per vedere come chiamare la B. E su questo aspetto abbiamo il presidente a mia sinistra, Franco Civallero, oltre che ad altre personalità della sezione maschile. Quindi, come dire, il ritorno, poi parlerete con quelli che ne sanno molto di più, è comunque improntato su far giocare ragazzi e ragazze, soprattutto cuneesi, no? Quindi ripartiamo su livelli più importanti, nella logica di valorizzare i nostri atleti di casa, di riportarli a casa. E questo, diciamo che ho imparato una parola difficilissima, ma siccome la so adesso la dico, no? È prodromico, mi piace molto, no? Comunque è lo zoccolo duro per ripartire per quello che a Cuneo al 24 di ottobre ho detto, pur grazie Renato Assessore, quello che abbiamo detto il 24 di ottobre al fischio d'inizio dei sport in Cuneo, noi continuiamo e vogliamo far crescere i ragazzi cuneesi, ma non dimenticare il sogno della serie. Per le vicissitudini che conoscete non è stato possibile, giustamente chi l'ha vinto dovrà andare avanti, se ne terrà sarà di andare avanti, no? Quindi noi abbiamo pensato che i meriti, come è più giusto, ce li vogliamo guadagnare sul campo. Tutto questo, come abbiamo detto nei nostri consigli e nelle nostre riunioni, dove non litighiamo, come dice parte della stampa, perché non litighiamo, con la ferma volontà di mantenere tutto il settore giovanile dal minimo volo in avanti. Quindi questa nuova avventura non deve pregiudicare assolutamente quello che è l'attività che abbiamo fatto bene, che hanno fatto molto bene dal mini volley fino all'Under 17 per quanto riguarda il maschile e tutte le altre squadre femminili. E qui direi che io mi fermo, se non una battuta che mi piace veramente fare riguardo agli sponsor, no? È chiaro che se non abbiamo gli sponsor non possiamo fare nulla e non avremmo fatto questo tipo di setto, no? C'è qui, adesso me la sto perdendo, la Emanuela, dove me l'avete? Ah, eccola lì. Magari alzati in piedi, poi quando sono belle ragazze mi piace fare di più, no? Allora, Emanuela è responsabile marketing, dico bene la tua qualifica? Dell'acqua San Bernardo, no? Un marchio direi ai cuneesi caro, no? Perché lo conosciamo tutti, mitico, no? Che
questa società, voi siete Comaschi, mi pare, sì, eh? La famiglia Comaschi, la famiglia Biella, no? La famiglia Biella, qui rappresentata anche da due persone, acquisito da pochissimo, no? Io ho rivisto l'articolo della stampa di qualche giorno fa con la foto di Giugiaro, no? Che ha disegnato la vostra, quella che oggi è la vostra motivazione, diciamo, no? Quindi Emanuela prima mi ha autorizzato a dire che è dei nostri, no? Io ho avuto qualche vicissitudine, continuo a dare familiare, per cui ci siamo sentiti a strappi questi giorni. Quindi ti ringrazio veramente della tua presenza e della famiglia proprietaria che testimonia questo antan cordiale, anche se siamo partiti da certi ragionamenti, poi siamo stati all'altro, ma a maggior ragione il fatto che ci eravamo stretti la mano, ci ha detto fate vedere che siete persone degne di questo rapporto. No? Io passo la parola ai miei colleghi collaboratori e quindi le domande difficili fate da loro. Buonasera a tutti, buongiorno. E parlo chiaramente per la parte femminile. Lui ha già anticipato a chi è presente, si sarà stupito un po' che lui ha detto di una femminile. E questa è la realtà del nostro futuro, anche perché vogliamo veramente crescere ancora. È stata una bella annata, stiamo chiudendo il diritto di B1, quindi direi che è quasi soddato. Dopo direi una bella annata, la squadra è arrivata a toccarsi per un zero di passaggio. Intanto colgo un bravissimo, apro una parentesi, per ringraziare Andrea Berra che è stato l'allenatore nostro di 22 anni, che ci ha portato a vincere un campionato di Serie C, ci ha portato a giocare questa bella finale. Come neopromosso direi che è stato un bel percorso. Ci siamo lasciati molto cordialmente, serenamente, e abbiamo fatto insieme, chiaramente ragionando con Sporting Cuneo, di fare ancora un piccolo salto di qualità. E questo piccolo salto di qualità, che poi vi illustrerà poi Dino, che è quello che si è interessato di più del problema. Intanto il primo passo è stato quello di trovare un nuovo allenatore, che adesso Gino vi presenterà, e Andrea Albana che è qui con noi. Come ha detto Aurelio, noi continueremo sul nostro settore giovanile, perché uno dei nostri obiettivi è quello di crescere nel nostro settore giovanile. Infatti, abbiamo riconfermato Maurizio Conti come Maurizio, come... scusa, che... puoi mica farti vedere perché è Maurizio Conti che è lì dietro. Maurizio Conti che è il nostro responsabile tecnico del settore giovanile, quindi è un altro impegno grosso che prendiamo come società, avere praticamente due professionisti, quasi tre, perché poi Andrea li illustrerà lui, si porta anche lui un aiuto allenatore. Ben venga, che è un giovane diplomato di IESE che ha già lavorato con Andrea. Andremo avanti sulla linea che abbiamo intrapreso. Una prima cosa che faremo senz'altro tutti in Cun insieme, che ne abbiamo già parlato con Franco, è Sporting Cuneo. Quest'anno il mini volley di Sporting Cuneo sarà unico, coordinato da Sporting Cuneo, chiaramente. Con un test, ne abbiamo già parlato con Franco, di migliorare ancora questa organizzazione nel settore giovanile, continuare ad andare nelle scuole, migliorare il nostro mini volley. Difatti adesso ho visto Fulvio e vengo laggiù, apro anche un'altra parentesi, perché aumenteremo, diciamo, il nostro raggio d'azione con Borgo San Dalmazzo, che praticamente entra anche Borgo San Dalmazzo come Sporting Cuneo, e quindi cercheremo di portare anche dei miglioramenti tecnici con allenatori e aiuto organizzativo alla società di Borgo. Non voglio dilungarmi tanto, anche perché adesso quando passo la parola a Gino è una fragatura, perché voi conoscete Gino, e quindi se vedete che non è uno che con tre parole risolve tutto. Non fa neanche la Vabbè, grazie Titi. Io, eh,
Intanto un applauso a Gigi. Intanto dalla parte mi devo, come dire, scusare, perché quando abbiamo detto facciamo una conferenza stampa mi hanno chiesto a me cosa dice, la facciamo? La facciamo la nostra sede. Senti, tantissimi, fa caldo, però scusate, ma ci tenevamo tantissimo a far vedere che questa è la nostra tana. La media 4, lì, però questa è la nostra tana, la tana del maschile e del femminile di Sport in Cuneo. Lo diventerà sempre di più, quindi noi ci tenevamo anche a, come dire, a ufficializzare, no, questa sera che è diventata tale da meno di un anno, grazie a tutti gli sforzi che ha fatto Walter Fantino, che poi bisogna anche dire le cose come stanno. Il giro che ci abbiamo ancora un altro ufficio, però di là. Sì, vabbè, l'ufficio del Presidente, non osavo, vero? Però, no, voglio dire, è stata rimessa a posto la scuola, la palestra, la sede e tutto. Abbiamo questa sede, ringraziamo anche il Comune per questo, perché non è che sia proprio dovuto. Quindi sono cose che non possono che tornare utilissime e si vede anche oggi. Quindi patite un po' il caldo, potevamo scegliere un ambiente più grande, ma ci tenevamo ad ospitarvi qui, prima di tutto. Secondo, tante persone così, tanto interesse, tante facce amiche, anche delle facce nuove, che è una cosa molto carina, fra l'altro. Devo dire, ci danno uno spirito ancora più grande. L'anno scorso siamo a fatica, no? Ci siamo presentati come Sport in Cuneo ad ottobre, anzi verso la fine di ottobre, ma a fatica perché ci vuole del tempo a fare le cose, non si possono inventare. Ci siamo rinforzati, quest'anno si vedono i primi risultati. Abbiamo visto intanto una B2 con una media di pubblico fra i 700 e gli 800 persone, che è una cosa unica nel panorama italiano. Io ho visto tutte le partite della B2 anche fuori casa, mai più di 250 persone. Quindi il pubblico di Cuneo ha voglia di fare lavoro, noi faremo in modo di dare sempre di più, di qualità sempre migliore. E per quanto riguarda le femminili faremo una B1 competitiva sicuramente, perché Cuneo si aspetta questo, anche noi ci aspettiamo questo, per cui da questo punto di vista l'arrivo di Andrea Bana, un allenatore molto giovane, 32 anni, ha un'esperienza, ha finito quest'anno, è lui quello che ha chiuso Pesaro Urbino, praticamente colpa sua, in Serie A perché faceva il secondo, poi è diventato primo quando il primo allenatore non c'era più. Per cui ha anche un'esperienza nel campionato italiano in Serie A, ne ha avuto per due anni come secondo nel campionato tedesco, sempre di Serie A, sempre femminile. Si porta con sé Domenico Petruzzelli, che è un ragazzo di 26 anni, che gli farà da secondo in altre cose, che anche lui sarà a tempo pieno qui a Cuneo. Quindi ritorniamo su questa strada della professionalità e poi il professionismo, mettiamo prima la professionalità e quindi andremo a migliorare tutta quella che è l'attività di Sport in Cuneo. È un bel impegno, ma ci teniamo a farlo. Per quanto riguarda la squadra, confermeremo molte delle ragazze di Cuneo, evidentemente abbiamo un paio che smetteranno di giocare, alle quali voglio fare dire un grazie qui davanti a tutti, quindi a Daniela Biamonte e alla nostra Calò, Lulu Calò, che sono due ragazze magnifiche che hanno lavorato come delle matte, che sono arrivate, come dire, dal punto di vista del gioco almeno a questi livelli. Magari le rivedremo in qualche campionato open, così a dare mazzate in testa a qualcuno, ma e anche loro voglio ringraziare. La squadra, come ho detto, si rinforzerà e lo farà naturalmente alla Cuneese, però tenendo i piedi per terra, però sicuramente sarà una squadra competitiva. Ringrazio, scusatemi, Walter Fantino, come sempre, Walter, non è soltanto il nostro assessore allo sport, ma anche un grandissimo amico della società. E poi abbiamo con noi anche Paolo Bertone, presidente del comitato provinciale, che per noi è una presenza importante. Ringrazio tutti voi. Buonasera a tutti, io sono Franco Cimandero. Qualcuno di voi ha già letto qualche mia intervista rilasciata, frutto più alto dell'entusiasmo, perché chi mi conosce sa che da anni seguo la pallavolo come tifoso più che come tecnico, perché tecnico non sono. Volevo iniziare però per ringraziare le giovanili del BC Cuneo, che quest'anno, pur essendo partiti a ottobre, come diceva Gino, e con mille difficoltà, si sono distinte, perché avete visto i campionati provinciali, i regionali, e addirittura due delle nostre squadre sono andati in nazionale, si sono comportate degnamente, anzi direi bravissime. Quindi un plauso a tutti gli allenatori. Mi dispiace che non c'è Monica per due motivi, il secondo lo capirete dopo.
però vedo qui gli altri colleghi, a tutti loro un bravo, agli accompagnatori, a tutti quelli che hanno aiutato la squadra, un bravo a quel signore che vedo laggiù che è Giorgio Salomone e a Daniele Vergnani che non c'è, che hanno avuto così l'idea e il coraggio di iniziare, poi con la nuova società Sporting Cuneo si sono trovati un appoggio ulteriore. Questo che cosa ha fatto? Ha fatto sì che col presidente che siede accanto a me abbia cominciato a pensare in grande e pensavamo di fare qualcosa che Cuneo vuole, che Cuneo merita, perché quando è stata chiusa la mitica squadra tanti cuneesi avevano la mano in bocca, tanti ci hanno chiesto ma perché l'avete fatto, i motivi non sto a spiegarli anche perché non sono nel caso. Però abbiamo cominciato subito a pensare in grande, visto che c'era anche la possibilità, vero Presidente, che avevamo sentito gli sponsor che ci spingevano a fare questo. Purtroppo, ma dico purtroppo solo per noi, non venga interpretata male, è una squadra a noi molto vicina come territorio, si è meritato giustamente sul campo il titolo e i regolamenti, o i miei regolamenti ci hanno detto voi potete avere anche il padre eterno nel vostro consiglio d'amministrazione, ma accontentatevi di stare più in basso. Vi assicuro che c'è stato dell'amaro in bocca e ci è dispiaciuto questo, ma bisogna arrendersi di fronte alle regole, dura lex e lex. E allora abbiamo cominciato a pensare che cosa potevamo fare. E io ho avuto la fortuna di incontrare questo signore che vedete qui con la maglietta blu, ma che tanti di voi conoscono, che è il presidente del Busca. Io ho fatto una telefonata e gli ho detto, scusi, ci davamo ancora del lei, scusi, ma per caso voi non è che avreste voglia di fare qualcosa con Cuneo? Io ho detto a questo signore, dice, ma tu cosa vuoi? Vai, noi siamo in B2, abbiamo la squadra, abbiamo tutto. Invece devo dire che ho trovato in lui subito, dire perché, parlume. Ci siamo parlati, abbiamo cominciato, diciamo così, a scambiarci le idee, sono venuti anche dei suoi consiglieri e man mano che andavamo avanti questa discussione io ho capito che qualcosa si poteva fare. Per farvela in breve, dopo 3 incontri ci siamo trovati venerdì, ci siamo stretti la mano e, Presidente, smettiscimi se non è vero, l'accordo l'abbiamo trovato, per cui la B giocherà a Cuneo al palazzetto, B maschile, giocherà a Cuneo al palazzetto e giocatori, tanto oggi non vi posso dire né formazioni né come sarà composto lo staff, l'unica certezza che abbiamo, perché l'abbiamo concordata, anzi il Presidente del Busca mi ha detto per noi è una certezza, e Monica Cresta che sarà la collega di questo nostro giovane allenatore. Quindi Monica forse ha qualche anno più di te, però diciamo conoscete tutti Monica, lo spirito di Monica è unico. Oggi non c'è perché è in Sicilia per la federazione delle regioni. Mi ha telefonato e mi ha detto Presidente, e non ce l'hai la videoconferenza, ho detto siamo fuori, avessimo la videoconferenza il palazzo comprato. compravamo la 1, ma non lo possiamo fare, quindi l'unica cosa che vi dico è la B sarà al palazzetto, con la B speriamo di poter mettere un'altra lettera molto vicina nell'alfabeto italiano, e un'altra certezza che vi posso dire è che la D giocherà a Busca. Con i titoli o i non titoli vi spiegheremo dopo, perché ripeto, dopo venerdì abbiamo tomato malapena a parte io ho fatto 2 giorni di vacanza, quindi non c'ero, ma se non ci sono io ci sono altri più validi di me, per cui queste sono le certezze. Un'altra certezza che voglio che la gente di Cuneo, io vedo qui che ci sono dei genitori, ci sono degli accompagnatori, è questa: il giovanile non si tocca. Avevamo visto degli articoli apparsi che ma se viene una serie superiore c'è il rischio che il giovanile venga lasciato fuori. No, il giovanile è la fonte di tutte le squadre, è la risorsa. Poi abbiamo un dovere verso i ragazzi. Io ricordo per la mia precedente esperienza quando purtroppo le cose
e si mettevano, non dico male, ma se il destino era quasi segnato, il nostro rammarico era vedere quei ragazzini che sono fermi alla fermata del pullman con la borsa sulle spalle e c'è scritto sopra il nome di una società e ne sono fieri. Togliere quella borsa ai ragazzini è un peccato mortale. Nessuno si può permettere di fare questo. E vi devo dire una cosa, poi ho chiuso. Io in questa linea, oltre che... Fa anche l'assicuratore. Ho fatto anche l'altro mestiere. Oltre all'appoggio del presidente Cavallo, devo dire che ho avuto l'appoggio di questo signore qui, che si chiama Walter Fantino, che è l'assessore dello sport, che ci ha detto: noi prima di tutto dobbiamo favorire i giovani. E un'altra ragione per la quale abbiamo ascoltato il suo consiglio è che la B che faremo sarà piena di giovani, magari con qualche personaggio un po' più di esperienza, perché ci vuole, le chiocce sono sempre servite, però si punterà sui giovani, possibilmente di Cuneo. C'è stata una diaspora tra i nostri giovani perché purtroppo non c'era più la struttura e i nostri giovani sono emigrati, sono andati via. Compito di Monica, di Giorgio Salomone, di Guido De Luigi sarà quello di ricontattarli uno ad uno e riportarli a casa, perché quelli sono nostri. È inutile che mi vengano a raccontare delle storie. Li abbiamo cresciuti, sono anche cresciuti bene e noi sono nostri. Adesso poi le condizioni saranno altre, però lo faremo. Io con questo adesso non vi tedio più, appena avremo la squadra da presentare vi riuniremo di nuovo se voi ci farete la cortesia di venire. Monica presenterà la sua squadra, perché io non posso presentare quello che dovrà essere nostro. E Monica, sappiate, sarà la supervisor di tutte le giovanili, sia Cuneo che Busca. A Busca mi è stato chiesto personalmente dal presidente, quindi non è che vado a usurpare il campo ad altri. Prima di parlare ho voluto avere l'accordo ben chiaro col presidente. Presidente, sei d'accordo? Okay. Io volevo aggiungere due cose che mi sono dimenticato. Intanto hai detto tu da qualche giorno, da un mese e mezzo, non so, ho inserito nello staff Guido De Luigi, che si vede da giù in fondo perché è alto, che alcuni lo conosciamo tutti perché ha fatto parecchi anni di pallavolo professionistico qui a Cuneo. Mi dice che ha giocato 15 anni, no? Quindi poi non so quanti ne hai fatti alcuni, no? E poi ha lavorato per Arese, oggi era libero, per cui l'abbiamo inserito come collaboratore, coordinatore. Gli ho detto che li faremo, io ho solo detto che l'unica certezza è che non gli chiedevo di lavorare qua in mente, ma di lì tutto. Lui mi ha dato la disponibilità totale, no? La seconda cosa che mi permetto, una battuta che ho visto arrivare, è dietro a Piero Carosso e Ezio Raviola, che non so se l'uomo tutto della pallone a pugne, no? Vedo c'è anche il presidente Agostino Toscano, pallone a pugne, per la mano che ci ha dato cerca dello sponsor, ma è stato veramente incommiabile la tua opera, quindi voglio dire, no? Lui c'è, futuro direi ne abbiamo già anche parlato, consigliere di sport in Cuneo, anche per così aprire la porta a quello che è la filiazione poi della pallone a pugni nella società, nella polisportiva, diciamo, no? Oggi stiamo andando avanti da fidanzati per poi creare la base, ma che credo oramai posso dire abbiamo definito, no? delle entrate. Quindi grazie Ezio per quello che hai fatto già senza egoismi, non tanto per pone a pugni ma per sport in Cuneo, no? Se siamo qui grosso merito è tuo, no?